Ed eccoci qui, cara allieva, a fare le leve o handspring. Allora, informazione tecnica. Gli handspring possono essere eseguiti con tre prese fondamentali. La prima, baseball grip, che la conosciamo benissimo. La seconda, twisty, l'abbiamo provata dallo shoulder. La terza, Chinese cup, non l'abbiamo mai provata. Quindi, ovviamente, questa te la lascerò per ultima. Allora, non ti farò fare da subito le leve da terra con la zampetta che spinge, stile no, non mi piace. Le proviamo tutte dal bat, quindi da una posizione neutra in cui capisci bene come muovere il bacino e il tiro spingo, ok? Mi dispiace non darti soddisfazione e fartele provare da terra, ma lo faremo successivamente. Per il momento proviamo solo la posizione. E il modo migliore per provarlo è avere già il bacino in alto, ok? Quindi escludiamo la fase di salita del bacino. Su quello ci concentriamo dopo. Adesso vogliamo solo sentire la posizione, ok? E per farlo lo facciamo dal bat. Quindi, prima cosa che faremo, upside down, bat, mano in baseball grip. Per essere più chiari, è la stessa presa che hai usato nel butterfly extended, ok? Quindi mano sotto, indice verso il basso, mano sopra, in baseball grip. Questa spinge, questa tira. Questa tira parecchio, ok? Tanto che se vuoi puoi anche piegarla un pochettino per sentirla di più. Quindi adesso andrò in bat e eseguirò l'handspring in baseball grip. Allora, io sarò lì in bat, mano sopra, mano sotto. Muovere il bacino da quella posizione farò esattamente come il butterfly extended, come la Isha, cioè i piedi restano il più tempo possibile al palo. Quindi da lì farò scendere i piedi, porterò indietro il bacino. Per sentire ancora di più la posizione, prova a chiudere le ginocchia verso il petto. Quindi da lì porto le ginocchia verso il petto, stabilizzo e poi apro. Per uscire da questa posizione posso fare la solita ruotina verso terra. Ok, o posso tornare in bat o posso fare altre uscite. Tornerò in bat per essere più veloce e semplice. Vado su. La sinistra la lascio già lì perché è già nella posizione giusta. Porto la destra giù, mi metto in linea con il palo, allontano il bacino, porto le ginocchia al petto e lì vado ad aprire. Torno in bat. Bene, com'è andata a testa in giù? Ci sono queste leve? Ok, hai usato la loop band, ti senti sicura? Ci siamo, hai capito la posizione che il tuo corpo deve avere in aria. Adesso, per tua grande soddisfazione, ti farò vedere una progressione didattica per arrivare a fare le leve da terra, senza spaccarsi. La maggior parte degli infortuni al capo lungo del bicipite, tutti i tendini della spalla, avvengono con le leve dal basso, quindi vediamo di farle nel modo giusto. Allora, il procedimento è semplicissimo e vale per tutte e tre le tipologie di prese. Partiamo con il baseball grip. Allora, mi metto di fianco al palo, mano all'altezza della spalla. Lo so che ti sembra bassa, ma proprio lì devi andare. Ok? Primo concetto fondamentale, il tuo culo deve salire, la tua testa deve scendere. Se tu continui a rimanere restare su con la testa, il tuo sedere non salirà. Quindi quello che andiamo a fare è capire esattamente dove mettere le mani e dove portare la testa. Quindi posizione, mano all'altezza della spalla, braccio leggermente piegato. Da questa posizione la gamba corrispettiva al braccio, quindi nel mio caso la sinistra, andrà indietro. Porterò la mano più bassa possibile in scissor. E la testa scende e torno. Lo faccio 10 volte, 15 volte, 20 volte per capire il movimento. Ovviamente lo proviamo da un lato e dall'altro. Da qui, mano, scende. Scendi con la testa, ricordalo. Questo l'abbiamo provato in baseball grip e lo possiamo provare anche in twisty. Bene, una volta che abbiamo capito esattamente dove mettere la mano, iniziamo a fare un po' di tiro spingo. Mano alta, mano bassa e senti un po' di riuscire a sollevare i piedi da terra. Questo
Quindi ancora su, su. Ok, siamo ancora qui. Adesso ci dobbiamo girare un po'. Quindi inizierò a girarmi in avanti, quindi a girare l'ombelico, non verso il basso, ma in avanti, a portare su entrambe le gambe che si toccano e poi tornano giù. Quindi da qui farò, cercherò di girarmi. Ok? Vedi, i piedi si toccano non in discesa, ma nel momento di salita. Te lo rifaccio ancora. Ok, a questo punto siamo pronti per girarci. La prima cosa a cui devi pensare è quella di portare le ginocchia al petto. Quindi tiro su, ginocchia al petto. Tira con il braccio alto, spingi con il braccio basso, ginocchia al petto. Guardiamo. Ancora.